La battaglia di Anghiari si combatte il 29 giugno del 1440. Gli avversari sono i milanesi che tentano di invadere questo territorio. Quindi il Piccinino, Niccolò Piccinino, che arriva all'attacco di Anghiari, all'assalto di Anghiari, e trova però a difendere questo territorio le truppe fiorentine, ovviamente. Aiutate dai veneziani e dallo Stato Pontificio. Con una mossa strategica, i fiorentini riescono a vincere la battaglia. Semplicemente due capitani di ventura che dall'alto dei colli di Anghiari scendono e accerchiano l'esercito milanese regalano a questa terra la vittoria. Una vittoria che è importantissima perché dal 29 giugno del 1440 si definiscono i confini della Toscana. Noi siamo quello spicchio, quell'angolino del triangolo che forma la Toscana che si trova intersecato fra l'Umbria, le Marche e l'Emilia-Romagna. Ed è grazie alla vittoria di questa battaglia che gli storici definiscono la più importante del Quattrocento. Il Palio nasce perché dall'anno successivo alla vittoria, sia ad Anghiari che a Firenze, si festeggia. Si fa correndo una corsa a piedi, con una modalità assolutamente originale, ovvero senza regole, per cui i corridori possono cazzottarsi, spintonarsi, cioè l'obiettivo è arrivare in piazza. Sono i comuni che si contendono il drappo, il palio, e ci sono anche Firenze e Milano, naturalmente. Qui in salita come facevo oggi c'è un punto per andare a 4-10 per la salita primaria, guarda. Inizia da una parte psicologica pre-palio, quindi tutta la tensione, la preparazione per non farti prendere, la preparazione fisica che è fondamentale. Una salita continua va allenata in vari modi. Prima facendo anche un po' di fondo con corsa continua e poi facendo ripetute sui 1000 metri e successivamente tanta, tanta, tanta salita. Pernici Massimiliano, griglia numero 1. Giovannini Ivan, griglia numero 2. Si conosce i più forti quali sono. Ce l'hai vicino, è più facile prenderlo. Se è lontano, parliamo con quell'altri di quelle altre squadre. Io conosco quasi tutti qui in Valtiberina, anche gli altri gli dico o tieni quello, tieni quell'altro e ci mettiamo d'accordo prima, insomma. Oh, non lo spingere, no. Tieni fermo lì. Le consegne per quello di Milano l'hanno avute. Torellino per il numero 7. Io vado a prendere il più forte e i suoi compagni tentano di liberarlo oppure tentano che io non lo prenda, quindi succede una parapiglia. Non ve l'ho fatto male. Dai, pure insieme. Arrivi su, ma lo so. Dai, che sono già arrivati, dai. Aspetta, aspetta. No, 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 no. Se le blocchi 30 secondi, 40 secondi, non possono più arrivare a vincere il palio. Il tratto non è lunghissimo perché parliamo di circa 1500 metri. Solamente che è un tratto che è solo in salita, anche il tratto che sembra di piana è tutto falso piano, quindi è un bello sforzo.
Io ho fatto 5 pali, per me, essendo un cittadino d'Anghiari ed essendo come vero anghiarese molto campanilista, per me conta tantissimo il palio.